Questo video vuole spiegare la mia teoria del perché penso che GTA fosse meglio di GTA 5. In tutto o quasi. Siete pronti? Cominciamo. Il primo punto che vorrei portarvi all'attenzione è quello della cattiveria della polizia, anzi l'intelligenza artificiale della polizia. Vediamo i due video a confronto. Noi ci siamo avvicinati, in GTA 5 ci siamo solo avvicinati ai poliziotti e ci tenteranno di arrestare. Cosa totalmente illogica. Mentre in GTA 4 potremmo addirittura spingerli, ma finché non faremo qualcosa di veramente grave, non ci tenteranno, non tenteranno di arrestare. GTA 4 ha un'intelligenza artificiale per quanto riguarda la polizia più realistica. Secondo punto, sono le sezioni lotta. Queste qua mi hanno rammaricato, non immaginate ragazzi quanto. Sempre confronto. Un cazzotto KO. In GTA 5 con un cazzotto il cittadino va KO. Non ha senso, nemmeno reagisce, né scappa. Mentre vediamo in GTA 4, addirittura c'è proprio un picchiaduro con meccaniche di arti marziali. Cioè, sembra che Nico Bellic sappia fare delle arti marziali. Cioè, degli acci. Un'altra cosa che mi triggera un botto è anche la reazione senza senso della polizia. Cioè, in GTA 5 il poliziotto si lascerà ammazzare, mentre in GTA 4 lotterà fino alla per sopravvivere. Poi un'altra cosa sono gli arti. In GTA 5 sono scomparse le meccaniche degli arti. Cioè, come possiamo vedere, in GTA 4 spari il piede e comincia a zoppicare. In GTA 5 spari il piede e muore. Non è realistico. Guardate. Ma guardate che differenza. Secondo voi chi ha le ragdoll più realistiche? Guarda, gli spariamo il braccio e il poliziotto non riesce più a mirare, mentre in GTA 5 gli spari il braccio, muore, cazzo. Non ha senso. Dice, guarda qua, tu gli spari la zona e quella zona non riesce più a muoverla. Come sarebbe nella vita reale, cazzo. Nella vita reale è così, è GTA 4 la vita reale. GTA 5 è fasullissimo. Guardo, spari la mano, non riesce più a usare la mano, addirittura perde la pistola in GTA 4. In GTA 5 invece sembra un tutt'uno con la pistola il poliziotto e sembra che gliene sbatte un cazzo. M'hanno sparato alla gamba e chi se ne frega. Un'altra cosa che non accetto è la guidabilità dell'auto. Siamo passati da un feeling simulativo. Guarda le frenate in questo istante. A un feeling arcade totalmente gusci d'uovo. Cioè, GTA 4. Guardate la frenata, quanto è reale. Addirittura c'è il segno dei copertoni per terra. È la caduta dall'auto? Che cazzo sta scivolando? È un asfalto, porca puttana, non puoi scivolare sull'asfalto. Guarda, guarda la fisica più realistica quando ti butti dall'auto. Confronto. Guarda, c'è l'attrito cazzo in GTA 4, in GTA 5 sembra di stare sul ghiaccio. E guarda qua, l'auto com'è deformata. In GTA 5 sembra che non è successo niente contro quel muro. Un'altra cosa che mi manda in bestia, lo potete vedere in questi tanti, è la polizia. Non ha senso quello che fa. In GTA 4 ha una strategia, guarda, ti supera, ti cerca di bloccare. Ha una strategia la polizia, come farebbe nella vita reale. Cerca di speronarti per bloccarti. Vedi, vedi in GTA 4? GTA 5 invece no, vanno addosso a cazzo di cane, ti vengono addosso a cazzo di cane. Ti spingono, cioè. Che senso ha? Cioè, quale poliziotto nella vita reale si spacca l'auto per fermarti invece di fare un posto di blocco, di circuirti? E infine, la cosa più grave che mi trigger da capo. Cioè, tu spari al fucile e non succede niente, invece in GTA 4 tu spari all'arma e cade l'arma, guardate! Guardate, ha perso la pistola il poliziotto, invece GTA 5 è tutt'uno col corpo del poliziotto. Poi un'altra cosa, dove è finita in GTA 5 la possibilità di raccogliere gli oggetti e spaccare le vetrine?
Cioè, addirittura c'è una modalità rapina in GTA 5 e non puoi raccogliere una pietra per spaccare una vetrina. Guarda che bello GTA 4. Che puoi prendere qualsiasi immondizia, qualsiasi cosa da terra, la prendi e gliela lanci pure addosso alle persone. Pam! E fai scattare la rissa. E tutto ciò che avviene in GTA 4 è ultra realistico. Guarda qua invece in GTA 5. Gli vai vicino, non succede niente. In GTA 4 invece vai vicino e spingi, cazzo. La spingi la persona, cazzo. Altra cosa. Sono diventati handicappati i personaggi in GTA 5. Cioè in GTA 4 c'era l'arrampicata stile Uncharted, Enslaved, Assassin's Creed. C'era l'arrampicata, cazzo, in GTA 4. GTA 5 sono dei mongoloidi che non sanno fare niente. È vero che non sono dei ninja, nessuno di loro, per carità. Però c'è qualcuno di loro che era un ex militare, cazzo. Cioè, nemmeno l'ex militare è capace ad arrampicarsi. La fisica delle bombe è un'altra cosa fatta malissimo in GTA 5. Non vi dico niente. Guardate la differenza, guardatela con i vostri occhi. Secondo voi, qual è l'esplosione più realistica? Confronto ora con l'auto, così capite cosa voglio dire. Non vi parlo. Guarda. Tu vieni sfalsato. C'è un'onda d'urto in GTA 4 quando esplode una bomba. Invece in GTA 5 sembra che ne sbatte un cazzo dell'onda d'urto. E niente, questo era il mio confronto per dimostrarvi che GTA 4 era un passo più avanti in tutto. Ora vi faccio vedere varie immagini, ma ce n'è l'infinità. Cioè GTA 4 aveva l'infinità di roba dentro, che è stata non si sa perché soppressa in GTA 5. Hanno messo la prima persona, ma ne sbatte un cazzo. Hanno messo la grafica pompata e hanno tolto il fottio di roba. Secondo me GTA 4 è inferiore a GTA 5. E io posso dire solo che spero che il GTA 6 reimplementi con la grafica di GTA 5 e la mappa gigante di GTA 5 tutte le cose che c'erano in GTA 4. Per me qual è stato il problema? Io non so che farmene di una mappa gigante in un cazzo di open world. Io non voglio una mappa gigante, io voglio fare tante cose in un open world. È questo che voglio negli open world. Ora c'è questa moda degli open world che li fanno la mappa sempre più grande, sempre più grande. Non ci serve la mappa più grande, ci serve la possibilità di fare in un open world quello che facciamo nella vita reale. Quello è il futuro del gaming open world, non le cazzo di mappe grandi e la grafica figa. Porca puttana.